Salve a tutti ragazzi, io sono sempre Johnny G e oggi siamo qui in una nuova puntata di God of War. Continuiamo da qui la nostra avventura e proseguiamo ragazzi. Di Odino. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Beh, se a casa di Odino spacchiamo un po' di roba. Non qua. Cioè, se lo merita. Fide sta ceppa. Guardate là! Il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. Già, ragazzi. No. Il nostro simbolo. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Molto interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. È proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh. Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Quel simbolo sulla porta del tempio sono molte rune insieme. Pace, unità, speranza e anche altro. Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa porta. Andiamo a chiedere un nano, ragazzo, se si già la chiave. Prima, quello che hai visto. Ah, sì. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio? Quale vecchio? Ce ne andiamo? Sì. Come vuoi. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Ha detto che Baldur è figlio di Freya. Già,
Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir. Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Ok. Puoi forgiarla? È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela! Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Si salda a strati con lo scap slug, a strati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scap slug? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Oh. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai? Ho dovuto sporcarmi le mani. Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Oh, al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per tre volte nell'olio di Drogher. Vedi? Che inventiva. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No, non scordare questo. Da quel pezzo è uscito quel blocco lì. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene voi due. Oh, smettila, principessina! Se continui, mi farai piangere! Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Noi abbiamo una missione. No! Che forti noi, eh? Vediamo cosa fanno. Ehi, cosa... Guarda un po' chi è di nuovo in forma. Fanno qualcosa. Allora, potenziamento Leviatano. Ma perché non me lo do, scusa? Allora, Leviatano. Ah, eccolo qua. Ascia non dovrebbe darti più problemi. Dammi del caos anche qua. Portatele presto! Ho un piano! E uno di questi giorni mi dirai chi ha fatto quelle meraviglie! Quelle lame grazie! Oh là! Adesso dovremo fare un po' di danni, eh! Artiglio! Una cosa per il ragazzo! Oh, guarda qua! Guarda qua quanti potenziamenti che avevamo! Ecco, finito i crediti. Faretra. Ha finito l'argento, perfetto. Cosa potrei fare? Qualcosa. Questa è di terra
perché ho potenziato questo? Porca. Beh, in effetti è meglio questo. Ok. Non ricordo, c'era altro. Adesso dobbiamo andare di qua. Avete messo paura a quell'alchimista? Ora dobbiamo solo capire cosa apre questa chiave. Deve essere da qualche parte nel tempio. Uno in più per la collezione. La runa di Tyr. Eccola. Siamo dentro. Ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il suolo è sul soffitto? What the fuck? Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Ok, quindi? Ha detto una cosa come se io dovessi averla capita. Ok, guarda, lassù. Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotun. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. Non da qui. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Wow, questi chi sono? Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Spacco tutto adesso. Si muove! Cosa si muove? Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse possiamo capovolgere il tempio. E vai. Ora okay. Che si fa? Oh oh, succede qualcosa. Sì. Quindi? Va bene. Non credo che siano stili. Ragazzo, sulle statue. Ho visto. Dice vuoto.
Sinistro. Vuoto. Vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Ota. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. Una logica ineccepibile. Roma! Chissà che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni. Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Può essere. Beh, di sicuro Kratos è molto pazzo. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. E la cacchio. Altre trappole mortali. Wow. Che novità. Ci la faccio? Madonna. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? Questi sono 20 DL. Aspetta, intanto mettiamoli qua. Ah, ok. Allora, qua c'è. Vabbè, non volevo sprecarla, ma vabbè, lo stesso. Allora, vediamo.
catena. Ci siamo. Fai quello che devi, fratello. E fai quello che senti. Intanto mi ciapo questo. Un'altra parte del codice linguistico. Bene. Bene. Vabbè, ma cos'è, dai? Alzati, fratello! Tacchi a ripetizione, cos'è? Cioè, non so. Thank you.
No, non lasciarmi da solo. Che cos'è, dai? Proprio sono finito nel tritacarne. Allora, per dove devo andare? Preso qua. Allora, indietro. Ah, di qua, ok. Ora. Ah, un altro tipo. Variare è importante. Certo. Ho provato, attenzione. Ho testato la trappola. Dai, ma queste trappole, madonna. Ah, eccolo qua. Sono orbo. Vabbè, anche. Ah, cazzo. Ok. Mamma mia, oh. Guarda, bello questo. Guarda questo. Quanto odio questa parte. Lo so. Mm.
perché non esplode? Ok, va bene, giù. Si può salire sopra? Ok. No, non è ok. Si blocca questo. Padre! Io boh. Siamo così vicini, incredibile. Non ne ho mai dubitato. Vero? Vero? Ora possiamo decifrare le rune di Nif. E c'è anche una runa del viaggio. Vuoi partire? Lasciali in pace. Direi che non si riferisce a noi. Due addirittura. Attenta a te.
Attento alle spalle! Aia. Ah. Meglio smettere di dire capovolgiamo il tempio, lo fa sembrare una cosa normale. Ok ragazzi, per questo episodio può finire qui e ci vediamo alla prossima puntata. Mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale.